Buonasera e benvenuti nel salotto. Siamo qui ancora una volta con una puntata sugli scacchi. Io sono Costantino del Salotto e spero che vi divertiate con me. L'ultima volta ci siamo lasciati quando avevo dato giusto delle semplici nozioni su come funziona questo fantastico mondo degli scacchi. Abbiamo iniziato a muovere i primi pezzi, abbiamo visto i primi concetti di base. E abbiamo affrontato anche il primo bot di Beth Harmon all'età di solamente 8 anni. E vorrei riprendere appunto alcuni concetti e magari anche altri dei termini specifici che non sono stati troppo chiari per colpa mia nell'ultima live, ma come vi ho promesso, tutti i termini che utilizzerò torneranno in ogni singola live e quindi avrete modo di recuperare dei concetti che magari vi siete persi. E proprio da un concetto di base vorrei tornare che avevo già accennato. Il concetto con cui vorrei iniziare questa lezione è il controllo del centro. Per centro negli scacchi si intendono le quattro caselle centrali che sono E4, D4, E5 e D5. Questi vengono normalmente considerati come il centro della scacchiera e sono i pezzi più importanti, cioè le caselle più importanti da controllare all'inizio della partita. Come abbiamo già detto nella live precedente, una partita di scacchi si divide solitamente in tre fasi. La fase di apertura, che dimostra una battaglia più che psicologica tra le due fazioni, ma di conoscenza, perché le aperture ormai sappiamo che sono state studiate negli anni passati e quindi c'è proprio una teoria delle aperture su cui si basa questa parte della partita. Ovviamente, se ve lo starete chiedendo, la bellezza degli scacchi sta proprio nel fatto che non esiste l'apertura perfetta o la difesa perfetta, ma esistono diverse aperture in base agli stili di gioco. Io durante queste lezioni cercherò di dare dei consigli per delle aperture aggressive, consigli per delle aperture difensive e consigli per delle aperture che contengono delle trappole. Prima però di parlare appunto della teoria, vorrei partire proprio con il concetto di chiave delle aperture, che è avere una posizione dominante nei confronti dell'avversario. Vi ho già spiegato come praticamente sulla parte sinistra dello schermo c'è questa barra che rappresenta quanto la partita sta andando a favore del bianco o del nero. Come sappiamo, la partita parte in vantaggio di 0,3 o alcune macchine dicono 0,5 in favore del bianco perché ha l'iniziativa, quindi ha diciamo un terzo di pedone o un quinto o mezzo pedone di vantaggio, ma andremo poi mano a mano durante le lezioni a vedere come questo vantaggio di un terzo o mezzo di pedone non è sufficiente a vincere la partita. E quindi il bianco ha bisogno di usare questa iniziativa per avere una posizione vantaggiosa. Come abbiamo detto, il controllo del centro è la prima lezione che andremo ad affrontare quest'oggi, quindi queste quattro caselle. Il modo migliore per controllare il centro, ovviamente, è utilizzare i propri pedoni. Se io, ad esempio, metto il pedone in E4, non sto solo controllando la casella in E4 con il mio pedone, ma siccome il pedone minaccia questa casella D5, io sto in qualche modo controllando anche la casella D5. E in un mondo ideale, diciamo in una partita ideale che non andremo mai ad affrontare, se il nero ci lascia veramente fare tutto quello che vogliamo, ad esempio muovendo così i pedoni in maniera un po' randomica, andiamo a vedere come semplicemente senza mangiare nessun pezzo, avendo solo un vantaggio posizionale, come possiamo andare ad avere un vantaggio veramente decisivo nei confronti del nostro avversario. Come vedete, in questo momento io sto controllando tutta questa parte della scacchiera e quindi sto attivamente controllando il centro, mentre il mio avversario non ha nessun pezzo che controlla il centro. La mia apertura ideale poi sarebbe utile continuando aprendo i cavalli in posizioni che sono chiamate appunto naturali, come abbiamo visto nella prima puntata, perché il cavallo, siccome si muove ad L, quindi inizialmente a queste caselle libere al momento,
tende a mettersi in posizioni interne perché questa è la posizione in cui ha più mosse disponibili, perché può controllare questa casella, questa casella, questa casella, questa casella, e il cavallo nero invece controlla questa, questa, questa e questa. Come vedete, sono molto attivi i nostri cavalli. Se poi invece il nero continua a darci ancora spazio, noi andiamo anche a proteggere i nostri pedoni con i nostri alfieri. E quindi andiamo a vedere che un'apertura completa in questo modo ci fornisce addirittura 7 punti di vantaggio, il che significa che attivamente non abbiamo mangiato nessun pezzo, ma siccome controlliamo il centro in maniera così decisiva, perché abbiamo i nostri due pedoni che sono supportati ben due volte, perché questo pedone abbiamo che è protetto da questo cavallo e questo alfiere, questo pedone a sua volta è protetto da questo alfiere e questo cavallo. In più, questi pedoni minacciano le caselle successive. E anche solo questa, avere il controllo del centro e quindi avere più manovra di azione, ci dà un vantaggio così sostanziale che per il computer, per il nero, già non c'è niente da fare. Il computer già non può fare niente. Quindi, senza nemmeno mangiare nessun pezzo, abbiamo praticamente già vinto la partita. Ovviamente questo in posizione, cioè in una partita normale non accadrebbe mai, perché ovviamente il nero cerca anche lui di prendere controllo del centro. Ed è qui che entra in gioco la variante, cioè la difesa che è più conosciuta, che è tra virgolette vista da alcuni come la più forte, la più aggressiva, che è la difesa siciliana. Ora direte voi, Costantino, ma facendo questa mossa, facendo la difesa siciliana, il nero non sta ignorando il centro. Com'è possibile che questa difesa è così forte se ignora il centro? Beh, perché questo pedone ovviamente protegge questa casella qui, che quindi impedisce al mio pedone di salire. Infatti vediamo che per adesso sono in vantaggio, ma se io dovessi appunto provare come prima a controllare il centro, vediamo che l'iniziativa e il vantaggio passano subito a favore del nero, sebbene dopo lui ha catturato il mio pedone, io posso benissimo ricatturarlo con la regina. Ora il mio vantaggio di 0,3 iniziale è sceso praticamente a meno 0,20, quindi adesso il vantaggio è di 0,20 a favore del nero, semplicemente perché io ho perso un pedone centrale, mentre lui ha perso un pedone più esterno. E soprattutto adesso io ho fatto uscire la mia regina, ma lui può benissimo ricacciarla indietro facendo uscire il cavallo. Diciamo che è questo il concetto di base su cui si fonda la siciliana. Al momento non voglio entrare troppo nello specifico di come poi procede la siciliana, ma questo era per dare un'idea generale di come funziona l'apertura. Ora, successivamente, dopo l'apertura c'è il medio gioco, che è la parte più tattica del gioco, in cui l'obiettivo principale per i giocatori principianti, ma anche medio avanzati, è semplicemente quello di non commettere errori e di approfittare degli errori degli avversari. Magari vedere delle aperture, di qualcosa che l'avversario lascia in maniera un po', diciamo così, scoperta. E quindi andiamo a vedere, ad esempio, come però non si arrivi sempre al medio gioco. Ci sono alcune aperture che finiscono direttamente in finali di partita, oppure ci sono alcuni errori che può commettere il nero che fanno sì che lui perda la partita stesso durante l'apertura. Se ad esempio il mio E4 il nero dovesse rispondere con E5, io farei una mossa che a livelli bassi io mi sento di consigliare a tanti miei amici, ovvero quella di far uscire direttamente la regina, che è il nostro pezzo più forte, in una posizione molto molto aggressiva. E vediamo che infatti dà il vantaggio dal nero. Che cosa fa attivamente la regina in questa posizione? Potrebbe sembrare attaccare questo pedone, che come abbiamo visto nella prima puntata è il pedone più debole della difesa del nero perché è difeso solo dal re, in più attacca questo pedone che al momento è libero. Quindi se in maniera diciamo disattenta uno volesse andare a proteggere questo pedone, ad esempio
anzi, difendere questo pedone che sembra attaccato, spingesse questo pedone provando a liberarsi della mia regina. Io semplicemente potrei mangiare questo pedone e dare scacco, e in più fare questa forchetta potendo mangiare anche la torre del nero. E questo è un errore in cui molti principianti cadono, e io ho vinto innumerevoli partite semplicemente partendo da una mossa sbagliata, perché come abbiamo visto, dopo il mio attacco di regina, il vantaggio dà subito al nero, perché adesso il nero è costretto a rispondere o con l'alfiere o con la regina o col cavallo. E io in qualsiasi delle occasioni posso comunque mangiare la torre, dopodiché posso mangiare il cavallo, perché ad esempio adesso non può muovere il cavallo, perché se dovesse muovere il cavallo, che è inchiodato, si dice, come abbiamo visto nella prima puntata sempre, in questa posizione, io mangerei il re e vincerei la partita. Quindi in questo caso io ho vinto anche un cavallo. Vediamo però come avrebbe dovuto rispondere in maniera corretta il nero. In questo caso bisogna al momento ignorare la minaccia su questo pedone, e semplicemente la mossa migliore è far uscire questo cavallo per proteggere questo pedone. A questo punto il bianco potrebbe rispondere muovendo questo alfiere, quindi raddoppiando l'attacco su questo pedone, che se ignorato con una qualsiasi mossa porterebbe a uno scacco rapidissimo. Questo è chiamato in inglese lo scholar mate, lo scacco dello scolaro, perché appunto chi sta appena iniziando a giocare a scacchi non sa come bene rispondere a questa mossa e quindi subisce uno scacco molto rapida. Come vedete, siamo alla quarta mossa e io ho già dato scacco matto. In italiano prende un nome particolare perché è chiamato lo scacco del barbiere. Questo perché la posizione di alfiere e regina ricorda molto la lametta da barba, quella con lama monouso che usano ormai solamente i barbieri perché è raro che qualcuno ce li abbia a casa. E appunto, come le due lame del rasoio arrivano ad attaccare il punto più debole della difesa del nero, che si trova, se impreparato, a subire uno scacco matto e perdere la partita. Anche qui vedremo in realtà come avrebbe dovuto rispondere il nero, e la mossa migliore consigliata è sempre quella di far uscire questo pedone in modo da bloccare l'avanzata del bianco verso questa casella qui, che comunque diciamo a livelli iniziali può sembrare una mossa molto forte, ma appunto andando sempre più avanti risulta una mossa sempre più negativa, perché ovviamente tutte le persone a livelli bassi avranno visto questa mossa, avranno imparato a reagire con questa mossa e vedremo successivamente che far uscire la regina in maniera molto repentina è un errore molto grave. Infatti, invece che questa mossa, il bianco può rispondere anche con questa mossa, quindi minacciando la mia regina, per cui io faccio indietreggiare la mia regina e minaccio comunque questo pedone. E il nero può decidere anche di dire io voglio scambiare le regine. E qui si divide un po' la come volete giocare in base a qual è il vostro stile di gioco. Se siete dei giocatori molto aggressivi, io non consiglio lo scambio di donna, perché la regina è un pezzo molto molto aggressivo, e quindi se siete dei giocatori molto offensivi vi consiglio di tenerla. Se siete dei giocatori molto più difensivi o se siete molto più esperti nel medio gioco e nei finali di partita, allora vi consiglio di scambiare la regina in questo caso. Semplicemente adesso vedete che il nero rispetto al bianco ha comunque un vantaggio. Questi 0,36 punti sono dati dal fatto che il nero nel frattempo ha attivamente sviluppato due cavalli, mentre noi abbiamo sviluppato in maniera attiva solo un alfiere. Quindi diciamo che a livello di tempo, che è il concetto che vi ho spiegato l'ultima volta, il nero è in vantaggio e in più ci sta minacciando un pedone. Quindi noi o dovremmo andare a aprire questo pedone che ci permette di liberare questo alfiere, quindi una mossa che va a nostro vantaggio, perché sia difendiamo un pezzo, sia ne facciamo sviluppare, permettiamo lo sviluppo di un altro, oppure direttamente sviluppare in maniera attiva questo cavallo che protegge questo pedone. Adesso vi porterò anche degli esempi di finali di partita, che
che per comodità, non volendo andare a vedere a fare tutte le mosse per arrivare a un finale, vi mostrerò direttamente perché li avevo già preparati. Andiamo a vedere il primo finale di partita, che è il finale a due torri. Il concetto del finale di due torri è molto semplice. Siccome avere due torri, una in riga diversa dall'altra, ti permette di bloccare completamente due righe, l'idea è di far salire entrambe le torri di un livello alla volta, in modo da far allontanare il re sempre di più e portarlo in una delle caselle finali. Quindi, se io dovessi prima salire qui, il re si muove. Non vado direttamente a dare uno scacco con questa torre, perché altrimenti il re potrebbe tornare indietro e io mi troverei sì a fare, tra virgolette, un sandwich tra queste due righe per il re, però mi sarebbe più difficile fare uno scacco matto, quindi continuo a salire qui. Me la prendo con calma, senza problemi. Ad esempio, adesso vediamo che il re si sta allontanando di qua, quindi io non posso salire qui, ma semplicemente vado dall'altra parte della scacchiera. Tanto ho molte più mosse di lui. Continuo, salgo di una. Il re sale ancora. Salgo di uno. E vediamo che il re adesso è confinato sull'ultima riga. In questo caso non posso salire di uno qui e dare scacco matto perché lui mangerebbe semplicemente la mia torre. Quindi cosa faccio? Io porto la mia torre dall'altro lato del campo, porto anche l'altra torre dall'altro lato del campo e do scacco matto. Questo è il modo migliore per dare uno scacco matto con due torri. Quindi non bisogna affrettare le cose. Ad esempio, se io dovessi portare a un concetto di diamo scacco perpetuo, quindi questo turno do scacco così. Già non posso più dare scacco qui perché altrimenti il re mangerebbe direttamente la mia torre. Quindi do scacco qui. Ancora non posso far salire questa torre, quindi do scacco qui. Il re può direttamente tornare indietro. E quindi io sarei di nuovo costretto a far salire questo qua e fare. Prima ho fatto salire il re verso l'alto e adesso sono costretto a farlo scendere verso il basso perché mi serve ogni volta di bloccare la strada del re. E quindi in questo caso mi dovrei appunto allontanare e fare appunto questo. Far scendere piano piano il re e dare scacco matto. E in questo caso non è scacco matto perché ho dimenticato che avevo il re qui e quindi dovrei appunto rifare questo. E vediamo, il re sale, io dovrei appunto rifar salire il re da questo lato. Quindi facciamo questo, lui sale. Dall'altro lato, lo faccio vedere una seconda volta così il concetto rimane, spero, ben impresso. Saliamo di uno, lui va da qua e io vado dall'altro lato. Non bisogna impilare le torri perché altrimenti andiamo a vedere che ostacoliamo il movimento l'una dell'altra. Infatti torniamo indietro. Se io avessi messo la torre qua, adesso non avrei potuto salire di uno la torre senza lasciare un buco perché avrei coperto l'altra mia torre. E quindi questo mi avrebbe reso le cose più difficili. Passiamo al prossimo finale, che è Re e Regina. Faremo vedere solo tre tipi di finale al momento, poi gli altri sono più complicati, magari li affronteremo con calma. Il finale di Re e Regina contro Re, come va a finire? Ovviamente, la regina non può stare in una casella adiacente al re, ad esempio qui, perché il re potrebbe mangiarla. Quindi diciamo che inizialmente dobbiamo tenerci sempre distaccati di una casella dal re, non dobbiamo mai, tra virgolette, toccare il re, però dobbiamo comunque cercare di spingerlo nell'angolo. Il modo migliore è appunto andare in una casella di fronte, in modo da spingerlo all'indietro o nei lati. L'idea migliore sarebbe di spingerlo o in un angolo o sempre sulle caselle finali. E quindi diciamo in questo caso io faccio salire il mio re, perché ovviamente solo con la regina sarebbe difficile dare scacco matto, abbiamo bisogno anche del re. Il re ci serve appunto per superare quel concetto che avevamo detto prima, che la regina e il re non può toccarlo, perché adesso con la protezione del mio re la regina può arrivare a toccare anche il re senza la minaccia di essere presa. Ed è proprio questo concetto che noi andremo ad utilizzare per dare uno scacco matto al re. E qui attenzione, perché
Perché se io dovessi muovere il mio re in questa posizione, che cosa succede? Che la mia regina minaccia questa casella, questa casella, questa casella, no, questa casella no, e questa casella. Quindi al momento il re avversario può fare queste due mosse. Però se io dovessi muovere il mio re qui, andrei a occupare anche questa casella e andiamo a vedere cosa succede. Che da una posizione totalmente vincitrice da parte mia, abbiamo una patta per stallo perché il re avversario non è né sotto scacco né si può muovere e quindi praticamente abbiamo buttato una vittoria regalando all'avversario una patta in una posizione che era totalmente perdente da parte sua. Quindi, come avremmo dovuto comportarci noi? Facciamo salire il nostro re, mentre appunto la regina tiene bloccato in questa diciamo, chiamiamola scatola il re avversario. E quindi già abbiamo ridotto tantissimo i suoi movimenti. Adesso andiamo a rendere appunto questa scatola sempre più piccola. Si va a allontanare. Ovviamente io non salgo qui a dare scacco perché altrimenti lascerei appunto la scatola, questo lato tra virgolette della scatola aperto. Questi termini non me li sto inventando io, ovviamente sono tutti termini tecnici. E quindi semplicemente io muoverò il mio re qui. Il modo migliore sempre di chiudere la scatola è finché non diamo scacco, io appunto se io faccio questo, siccome non abbiamo ancora spinto col re, il re avversario ha ancora una via di fuga. Quindi posso ancora permettermi di fare questo senza dare uno scacco. Però già adesso che la scatola è molto piccola, devo cercare di dare uno scacco al re perché oppure non muovere la mia regina perché altrimenti il re potrebbe o scapparmi o avere uno stallo. Quindi io ora sposto la mia regina qui, obbligando il re a muoversi. Ora vediamo che io, siccome ho reso la scatola il più piccolo possibile, ovvero il re ha solo questa casella, sono costretto a dover indietreggiare io di un passo perché altrimenti se dovessi muovere il re, vediamo che lui riuscirebbe ad avere la patta come prima. Se invece io continuo a dare uno scacco in maniera aggressiva, vediamo che ho reso la scatola molto più grande. Quindi andiamo a spostare. Se io dovessi spostare il re qui, darei patta, come anche qui, perché vediamo sempre che io blocco tutte queste caselle. Quindi andiamo a dare una casella libera al re per poi occupare uno scacco toccando il re come prima. Lo obblighiamo in questa posizione, sempre ricordiamo che queste caselle sono bloccate, quindi lui al momento ha questa uscita. Andiamo qui. Scacco di nuovo, lo teniamo sempre molto pressato e come vedete lo stiamo spingendo sempre nell'angolo con lo stesso movimento di qua. Scacco. Queste caselle sono completamente bloccate. Ora sempre questa casella in questo caso è libera, quindi gliela lasciamo utilizzare. Andiamo di qua. Scacco. Unica casella libera. Quindi, come vedete, se io dovessi continuare in questo modo, anche arriverei al momento no, perché sono partito dalla mossa 1 in questa posizione. Però esiste un altro tipo di patta che al momento mi scoscio di andare a raggiungere per dovervela spiegare, che è la patta per troppe mosse. Se io dovessi arrivare a 50 mosse senza riuscire ad avere un vincitore, si avrebbe una patta. Quindi questa è una cosa che non posso andare a fare perché sarebbe troppo lunga. Quindi diciamo faccio così. Il re si sposta qui. Diamo un po' di spazio al re, quindi, che è il modo migliore di fare questa cosa. Ovviamente lui sta giocando da Elo 3200, che è quasi 3 volte il mio, proprio perché sta cercando di trovare tutte le posizioni in cui io non riesco a dare matto. E quindi faccio avanzare prima il mio re, che è il modo corretto.
E dopodiché faccio subentrare la mia regina. Qua è patta, vero? Sì. Qua pure è patta. Maniera molto molto lenta, sempre cerchiamo di prendere i finali di partita in maniera lenta e di pensare sempre a tutte le mosse, sì, perché appunto se dovessi lasciare scampo al re perderei una partita che ormai è persa. Vedi? Patta per ripetizione, perché sono successe troppe mosse in cui non è accaduto niente, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. E come vedete, tante volte io sono stato appunto al matto in due mosse, ovvero appunto se io avessi vediamo, re A7 in questo caso. Quindi, ad esempio, regina in B4. No, qua non mi fa tornare indietro. Comunque, l'idea è di magari ve lo faccio vedere anche con questo, che teoricamente è lo stesso concetto, semplicemente più difficile perché la torre ha meno caselle in cui che può minacciare. L'idea è quella sempre di usare il proprio re per chiudere il re avversario in una colonna finale. Quindi questo vi faccio vedere anche il terzo finale di partita. Così abbiamo spiegato tutti e tre. E dopo andiamo a vedere cioè una partita contro Bet Harmon, livello più avanzato, e proviamo a dare qualche altro concetto in quella partita. Come vedete uso la torre per chiudergli caselle esterne e il re per spingere sul lato il mio avversario. Quindi vado qui, sempre queste caselle sono bloccate, vado a dare scacco, lo faccio indietreggiare qua. Molto fastidioso giocare contro questo bot perché cerca semplicemente di prendere tempo, non di vincere la partita, e quindi può stallare la partita in maniera indefinita. L'idea è che dovremmo chiudere il re in un angolo, però questo re come baby è difficile da chiudere in un angolo. Nessuno chiude il re in un angolo. E quindi adesso io ho lasciato mangiare la torre. È la patta per materiale insufficiente, che è l'ultimo tipo di patta. Se siamo re contro re, ovviamente non c'è bisogno, non c'è possibilità di vittoria, e quindi ci sarà la patta. Un altro tipo di finale che andremo a vedere nelle puntate successive è quella con due alfieri. Ricordiamo invece che con un solo alfiere e con un solo cavallo la partita non si può vincere, è proprio impossibile da vincere. E poi c'è anche, no, non l'ho preparato, alfiere e cavallo, che è uno dei finali più difficili. Andiamo però invece a vedere, appunto, le partite, con una partita contro il bot di BetHarmon. Cercheremo di portarne uno a puntata, così magari vediamo fino a che livello riesco a battere BetHarmon, in modo da avere una partita, anche siccome contro un bot non è con il tempo, posso avere il tempo di spiegare tutte le cose. Ora vedete, BetHarmon ha 9 anni, ha già un elo di 1200, facciamo sfida sia con il bianco che con il nero. Mi è capitato il nero. BetHarmon gioca E4, che è la miglior mossa secondo Mr. Schaibel, e a questo punto noi possiamo rispondere con la siciliana contro BetHarmon. Vediamo che questa partita è una partita ad armi pari, perché appunto lei è 1200 di elo, io 1266, quindi dovrei essere leggermente più forte, però ovviamente può capitare tutti. Ciao Pigna Figo, piacere di averti con noi. Quindi, come vedete, il concetto che ho dato io del controllare il centro in questo caso si sta rivelando, diciamo, efficace, perché lei ha avanzato il pedone in D solo di una casella e non di due, perché ovviamente questa casella era occupata da me. Io in questa partita ignorerò il centro e andrò a fare quello che è quell'apertura che è chiamata la difesa siciliana variante del dragone.
Questo nome molto altisonante è chiamato così semplicemente perché per qualcuno questa ricordava la costellazione del drago, questa posizione dei pedoni, e quindi è chiamato il dragone. Quindi questo nome molto altisonante in cui appunto noi non diamo la possibilità al bianco di controllare completamente il centro. Ma nel frattempo noi ci defiliamo in un angolo, quindi diciamo che siamo sia da un lato aggressivi, perché come vediamo possiamo subito liberare la nostra regina e mettiamo l'alfiere in fianchetto e il cavallo già in una posizione di sviluppo che abbiamo chiamato naturale. Sia andiamo a difenderci in un angolo, perché vediamo che è molto, come già ho spiegato, è molto difficile attaccare in questo caso la mia posizione. Ad esempio, se io dovessi spostare il mio cavallo qui, per qualcuno potrebbe sembrare un errore grave, perché dici, ma come? Tu ti mangi un pedone, però lei può rispondere direttamente mangiandoti il tuo cavallo. E abbiamo visto che il pedone vale molto meno di un cavallo. In realtà questo ci dà la possibilità di spiegare il primo concetto, che è l'attacco di scoperta. Perché l'idea principale mia di mangiare questo pedone non è quella di mangiare il pedone in sé, ma di liberare questo attacco del mio alfiere sulla sua regina. Quindi lui deve momentaneamente ignorare il mio attacco a questo pedone per concentrarsi sull'attacco che io do con il mio alfiere alla sua regina. E vediamo che poi in questo caso, appunto, anche il mio cavallo minaccia la regina. Quindi dice la prima di molte catture. E come vediamo, appunto, lei risponde correttamente spostando la sua regina. Ora vediamo la regina, minaccia questo pedone, però siccome è un solo pedone, non siamo particolarmente preoccupati perché poi possiamo recuperare con due pezzi che noi controlliamo questa casella. Quindi siamo a posto. Perché ricordiamo, il concetto principale degli scacchi è un attacco contro una difesa. Se ci sono più difensori di attaccanti, la difesa vince. Se ci sono più attaccanti che difensori, l'attacco vince. Ma se il numero di attaccanti e difensori è pari, ma il valore dei miei attaccanti che sto utilizzando è superiore a quello dei difensori, ovviamente il mio attacco non è molto convincente, perché se io dovessi attaccare la regina invece che con un pezzo, con due pezzi ad esempio, comunque io potrei scambiare pedone, ad esempio la mia torre, per pedone e regina e avere uno scambio io da nero favorevole, perché la mia torre vale meno di una sua regina e quindi avrei dei vantaggi. Nel frattempo saluto Marco e Claudia che si sono uniti e spero che non si siano persi troppo, che comunque io non stia correndo troppo per loro. Tornando alla partita, vediamo adesso il mio cavallo è tra virgolette appeso, perché io non è protetto da niente ed è attaccato da ben due pedoni avversari, quindi mi converrebbe spostare il mio cavallo. Direi potrei anche mettermi in questa casella perché do una doppia minaccia all'alfiere e la torre. Probabilmente lei difenderà muovendo questa torre in questa posizione, perché scambiare alfiere per cavallo, poi mangiandolo, non ci dà un vantaggio di punti a nessuno dei due, però io ovviamente evito che il re avversario possa fare un arrocco. In questo caso, secondo me questo bot non sta giocando da un elo di 1200, perché l'idea principale di un giocatore alle prime armi o anche a 1200 è questo cavallo qui, cosa sta minacciando? E in questo caso, se io minaccio la torre, la prima idea era di spostare la torre, invece a quanto pare ci sta regalando questa torre. Sta completamente ignorando questo lato della scacchiera, Bet Harmon, cosa inaspettata da parte mia, perché è un errore grave, cioè sono convinto che a 9 anni Bet Harmon non commettesse questi errori, però lasciamo stare, meglio per noi, è tutto grasso che cola. Io in questo caso sto creando quella che è chiamata una falange di pedoni e in più sto liberando il mio alfiere campo bianco che andrò a mettere qui per minacciare la sua regina.
Vediamo che la regina piano piano, come vedete, la stiamo mettendo in una posizione abbastanza defilata. E l'obiettivo principale, in realtà mio, non è quello di mangiare la sua regina, perché se andiamo a vedere la regina, abbiamo detto che è il pezzo più forte, ma in questo momento, più che controllare questa casella, anzi nemmeno, non controlla né questa casella, né questa casella, né questa casella, né questa casella. Controlla semplicemente questa casella qui, di cui io non sono minimamente interessato. Quindi un pezzo che vale addirittura 9 punti, al momento vale meno di un pedone, perché il mio pedone qui controlla più caselle della sua regina. Marchetello ci canta una canzone, vedo in chat. Quindi nel frattempo diciamo che possiamo anche ignorare questa regina e lasciarla qui, perché tanto non ci crea nessun problema. E andiamo a controllare un altro problema, ovvero questo mio cavallo al momento non è stato mangiato. Però, come la regina avversaria, il mio cavallo qui non può fare niente. Perché se io dovessi tornare indietro qui, verrei mangiato dal suo cavallo. Se dovessi tornare qui, verrei mangiato dal suo re o sempre dal suo cavallo. Quindi, la cosa che mi conviene fare al momento è cacciare questo cavallo da questa posizione. Come cacciamo questo cavallo? La mossa che mi viene in mente per prima è questo pedone. Con questo pedone cacciamo il cavallo e in questo caso possiamo o diciamo svignarcela oppure proporre uno scambio di cavalli che secondo me è molto conveniente in questo caso perché il mio cavallo da essere inutile in un angolo è arrivato a scambiarsi per un altro cavallo e quindi ha riacquistato valore che è quello che lui dovrebbe cercare di fare con la sua regina perché al momento la sua regina non ha valore. Vediamo. Allora, adesso ragioniamo un po'. La prima cosa che io andrei a fare è vedere se ci sono dei pezzi che non sono protetti. Però in questo caso la regina protegge bene questo angolo. Quindi tutti questi pezzi, cioè in realtà al momento sembrano tutti i pezzi difesi abbastanza bene. Quindi andrei a dire che per adesso si sta difendendo bene. Dobbiamo impiegare un po' di tempo per andare a creare un attacco che abbia degli effetti. Il primo attacco che mi viene in mente è spostare la mia regina qui per andare a dare poi uno scacco di scoperta alzando questo pedone. E direi che questa è proprio la tattica che andremo ad utilizzare. Lui immagina, suppongo, questo attacco e quindi si va a svignarsela. Però io direi che continuerei comunque questo attacco perché in questo caso non mangio il re, ma andrò a mangiare direttamente il suo cavallo. Lui mangerà, ok. Risponde andando a mettere un alfiere, che quindi al momento mi propone appunto questo scambio che è molto sfavorevole per me. La mia regina, che a differenza della sua regina, la mia vale ancora 9 punti. Per il suo alfiere ed è uno scambio completamente svantaggioso da parte mia e quindi andrei a svignarmela. Oppure potrei usare il concetto che chiamato danger levels, ovvero dare a una minaccia del mio avversario una minaccia maggiore. Se io andassi a vedere la scacchiera, vedrei, ok, sì, io sposto la regina, ma una volta che io ho spostato la regina, lui si mangia il mio pedone. E a me non conviene questa cosa. Se io dovessi invece prima mangiare il suo pedone, lui non potrebbe mangiare la mia regina perché sarebbe sotto scacco. In questo momento Betta ha 9 anni, sta ancora nell'orfanotrofio e sta iniziando a giocare solo con Mr. Sheeple. Quindi userò il concetto di Danger Levels per dare un attacco che ha priorità maggiore rispetto al mio. E andiamo a vedere che lei si sposta semplicemente e in questo caso io adesso posso spostare la mia regina senza aver paura che il mio pedone venga attaccato. Poi ovviamente è stato mangiato, però siccome ha mangiato un pedone, diciamo che ha avuto l'effetto sperato quel pedone. Invece che morire invano, adesso è stato scambiato per un altro pedone. Prima, durante la puntata, vi ho spiegato il concetto di se vi piace, se siete in una partita difensiva, magari scambiare le regine può essere favorevole.
In questo caso, invece, anche se io avessi uno stile molto più difensivo, scambiare le regine sarebbe stato completamente sfavorevole perché la mia regina è molto più libera della sua regina e quindi avrei scambiato sì le regine, ma avrei tolto un pezzo che al momento per me è molto utile per un pezzo che al mio avversario non sta dando nessuna utilità. Quindi in questo caso vediamo che la struttura di pedoni di Bet è molto buona. Mentre la mia si basa semplicemente su pedoni accolonati a 2 o a 3. Quindi direi che l'obiettivo che voglio fare io è unire questi due pedoni a questi altri 3. Come lo posso fare? Spostando questo mio alfiere in una posizione più vantaggiosa. Quindi direi che andrei a minacciare questo alfiere in modo che se lui dovesse scambiare, io avrei aperto, cosa che ho fatto effettivamente, un buco nella sua difesa che prima avevamo visto era molto serrata la difesa di Bet, adesso ha un buco in questa casella. E nel frattempo io, prima di approfittare di questo buco, vado ad aumentare la mia aggressività. Ora lei attacca il mio alfiere e io continuerò a tenermi su questa diagonale perché mi piace particolarmente e andrò a mettermi in questa posizione, quindi in modo che continuo a controllare questa casella e lasciare questo buco aperto che lui chiude prontamente, ma io voglio andare a creare un buco più grande, diciamo. Adesso lui cerca di aprire la sua regina, ma io voglio proprio sfondare il suo centro, quindi mangio questo pedone. Il re si sposta, io continuo, mangio anche quest'altro pedone. Lui in questo caso mi dà scacco al re, però è uno scacco che tra virgolette non porta niente, e anzi io posso mettere il mio alfiere davanti e minacciare a sua volta la sua regina. Questo è proprio il concetto di uno scacco che alla fine non serve a niente. Quindi da questa mossa di Bet possiamo trarne anche una lezione che non tutti gli scacchi servono a qualcosa, quindi non cercate lo scacco forzatamente quando avete delle mosse che possono migliorare la vostra posizione. In questo caso, Betta ha perso due pedoni per farmi questo scacco a cui io posso rispondere direttamente così. E il mio re non è più in pericolo, adesso è la sua regina che è in pericolo. E quindi io proseguirei dando un altro scacco al re. Il re avanza. E scacco di cioè non scacco di scoperta, ma un attacco di scoperta alla regina. E vediamo che se io dovessi mangiare in questo caso, darei scacco al re e quindi darei una mossa molto forzante al mio avversario. Non tutti gli scacchi escono col buco, scrive Alcaweba. E poi ha messo anche in pericolo la regina perché se la minacci con l'alfiere, l'alfiere è protetto dalla tua regina. Esattamente. Questo è il concetto. Ora, l'idea che a me piacerebbe molto è che il re si spostasse su una casella bianca in modo che io potrei dare uno scacco con il mio alfiere e nel frattempo liberare il mio attacco a questa regina. Però, come vediamo, queste tre caselle bianche sono già controllate da me, quindi il re non ha mosse legali su caselle bianche. Quindi, se io dovessi andare in questo caso ad attaccare, probabilmente l'unica opzione per Bet sarebbe quella di sacrificare un alfiere o sacrificare addirittura la sua regina per prevenire uno scacco matto. E quindi semplicemente muovendo i pedoni e chiudendo il re, perché se vedete il concetto che abbiamo usato anche prima per i finali dei pezzi, di chiudere il re in una scatola, in questo caso la scatola è creata anche dai suoi pezzi, diciamo queste tre caselle sono occupate dai suoi pezzi. E quindi il re non si può muovere. Queste tre caselle sono occupate dal mio alfiere, quindi il re non si può muovere. Queste due caselle sono occupate da questo pedone e quindi basterebbe uno scacco teoricamente per dare matto. Però in questo caso lui può difendersi, quindi se io do questo scacco, lui se ne esce. E questa mossa non l'avevo vista. Quindi è stato un piccolo errore da parte mia, ma facendo così ora posso non mi conviene. Posso andare a... Ehi, non avevo pensato alla mossa, stavo tutto preso dal parlare.
mi sono perso questa mossa molto semplice da parte sua, però posso continuare, tra virgolette, ad attaccare, nemmeno mi conviene tanto. Ah, è una mossa, diciamo, richiederebbe un paio di turni, però sì, secondo me posso andare a fare questo attacco. Quindi, diciamo, io faccio questo, vediamo lui come risponde. Sì. Ok, quindi l'idea che volevo fare io era liberare il mio alfiere in modo da metterlo qui e quindi infilare l'alfiere, inchiodare la sua regina alla sua al suo re dopo aver fatto salire questo pedone. Perché non conviene avanzare ancora col pedone? Perché se io dovessi avanzare col pedone in questa posizione, lui avrebbe un attacco col re e un attacco con il cavallo, mentre io avrei solo un attacco con l'alfiere. E quindi per il concetto di lui ha due difensori, io ho un attaccante, sarebbe uno scambio svantaggioso da parte mia. Ora, quindi, l'idea è, potrei spiegare un altro concetto. Qui abbiamo che io non posso mangiare questo alfiere perché la regina lo protegge. Se io dovessi invece spostare questo mio alfiere, avrei la minaccia sulla sua regina, che lui sarebbe costretto a mangiare oppure a spostare la sua regina, cosa che non fa. Perché ovviamente se io mangio, lui c'ha questo alfiere qui che lo protegge. Sì. Ora vediamo. Faccio, diciamo che do questa trappola a Bet'Armon. Se io dovessi mettere la mia torre qui, sarebbe minacciata da questo alfiere. Però romperebbe quello che è il concetto di continuity, ovvero questo alfiere si trova in questa posizione perché protegge questa regina. Se non dovesse più proteggere questa regina, quindi mangiando la mia torre che si trova in questa casella, io potrei mangiare la sua regina senza problemi. Lui ovviamente si accorge di questa cosa e quindi non mangia il mio alfiere, bensì minaccia la mia regina. E ora diciamo che posso anche iniziare a dovermi concentrare in questa partita perché dopo gli errori che ha fatto inizialmente Betta, adesso sta iniziando a giocare decisamente meglio. Quindi diciamo che io sono forse nei problemi, però posso ancora sì, posso scambiare direttamente le mie regine e mettere la mia torre in una posizione abbastanza offensiva. In questo caso adesso avrei su questa casella due attaccanti e lui subito decide di difendere questa posizione, non permettendomi di attaccare su questa casella. Quindi ora finalmente farei uscire il mio cavallo per poi liberarmi anche questa torre. Ora vediamo, l'alfiere si allontana. Quando secondo me mangiare questo pedone era la mossa corretta, era tutta adatta a farti chiedere che fosse scarsa. E in effetti io, dopo le prime mosse che ha fatto, l'ho sottovalutata semplicemente per avere più lezioni da poter dare al pubblico. E questa cosa mi si sta ritorcendo contro, perché adesso solo ho 4 punti di vantaggio, quando prima mi pare che ne avessi molti di più. Quindi direi che inizio a minacciare i suoi pedoni. Realtà lei preferisce scambiare. Minaccio questo pedone. Lei non se ne importa minimamente. Lei, come vedete, mi lascia fare il mio attacco senza problemi. Ora con il cavallo mi sta attaccando questo pedone. Però vediamo appunto come il concetto di prima possiamo far avanzare questo e io avrei a questo punto due attaccanti contro due difensori, quindi siamo pari, però in realtà per adesso devo togliere un difensore per proteggere quest'altro mio pedone. Ma il mio attaccante su questa colonna verrà subito rimpiazzato dalla mia torre. Quindi ora posso avanzare il mio pedone e tenere attivamente il re bloccato, perché se lui adesso dovesse muovere il suo re, sarebbe in grossi guai perché io mi creerei una nuova regina. Il pedone in E3 non può mangiarlo perché è protetto. Il pedone in E3. Ah, E3, scusa. Sì, è protetto, quindi lui al momento. Ah, dicevi che era protetto da quest'altro pedone, sì.
Diciamo che però era comunque mi sarei messo abbastanza in uno svantaggio posizionale perché in questo punto della partita diciamo che voglio provare a far avanzare i miei pedoni fino a far alla promozione. Quindi vediamo. Ti ho fregato forse. TH fregato, non so cosa significa. Ti ho fregato forse era. In realtà stava facendo la sfida contro 10 tizi contemporaneamente, adesso ha finito con gli altri e si sta concentrando su di te. Vero, questa potrebbe essere benissimo una ragione, quindi dai, vorrà dire che io sono ho resistito di più di altre 9 persone, oppure magari gli altri 9 l'hanno battuta più velocemente, e io adesso vado a appunto bloccare questo alfiere in questa posizione, perché adesso se lui dovesse muovere il suo alfiere, io potrei mangiare questa torre. E ora invece io faccio spostare la sua torre, quindi il concetto opposto. Siccome lui ha un difensore, che è questa torre che protegge questo alfiere, io cerco di deviare il difensore in modo da poter mangiare semplicemente questo alfiere. Lui potrebbe tornare qui e quindi continuare a proteggere questo alfiere. E io a questo punto vado ad aggiungere un altro attaccante alla mia fila, visto che tanto questo pedone non è più attaccato al cavallo che ha fatto indietreggiare. Lui ora ha mangiato e io in questo caso posso mangiare con l'alfiere che è protetto dalla mia torre. Lui ora si sposta e come vediamo sta attaccando sia il mio alfiere che la mia torre. L'alfiere ovviamente non ho problemi perché è difeso dalla mia torre, quindi potrei sia indietreggiare con la torre e proteggere effettivamente entrambi i pezzi, sia aggiungere un altro difensore alla mia torre, quindi potrei anche andare a mettere l'altra mia torre qui con l'idea di io mangio questo, lui poi mangia la torre e io poi mangio la sua torre, che è il concetto che andrò a fare, perché alla fine se perdiamo un alfiere per una torre sua, a me va a vantaggio e vediamo che lui ce lo lascia fare al momento. Ci ha solo regalato un alfiere in realtà, quindi meglio di quanto sperassi. Quindi l'alfiere è stato regalato. Lui sposta la torre e a questo punto noi vediamo che possiamo anche andare a provare già a fare un finale di torri. Quindi se io dovessi indietreggiare con l'alfiere, farei salire la mia torre qui, andando a spostare sulla riga finale il suo re. Però non posso ora fare questa mossa e dare scacco matto per due motivi. Uno, questa riga è protetta da questa torre. Due, lui ha questa casella libera. E quindi dovremmo andare a o togliere questo pedone o togliere questa torre. E quindi direi che l'idea principale è togliere molto velocemente questo pedone. Così ora il nostro unico problema è togliere questa torre. Per adesso lui gli togliamo i pedoni e rendiamo quello che è il concetto della scatola sempre più piccola. Quindi ora posso andare a fare un altro scacco qui e togliergli anche questo pedone. Ora il re, come vedete, è bloccato totalmente, non può fare niente. Però non è patta in questo caso perché lui ha questa torre che può ancora muoversi. Però se io dovessi fare questo e poi minaccio matto alla prossima mossa, perché se io dovessi fare così, no, non è matto perché poi vado a coprire la mia torre, però lui ci ha regalato una torre e ha vinto la patta. Quindi, errore, non avrei dovuto mangiare la torre, quindi non andate a prendere ogni pezzo che vedete davanti, ma semplicemente sarei dovuto salire con questo pedone e fare scacco e chiudere la partita. Ora direi che vi faccio vedere un'apertura classica che io uso con il bianco sempre, che è chiamato un fried liver, ovvero fegato fritto. È chiamato così semplicemente perché tendi ad attaccare con tutti i pezzi il più velocemente possibile e quindi è proprio appunto andare a bruciarsi tutti gli organi interni, perché noi andiamo senza paura, spada tratta, ad attaccare tutti i pezzi avversari, senza pensare alle conseguenze, quindi vi farò vedere come possiamo vedere di avere il ritorno più velocemente, essendo molto molto aggressivi. Il fried liver inizia con appunto E4, lui risponde con E5. Ora, solitamente la regina non si muove così velocemente, però noi continuiamo con la nostra apertura.
semplicemente, anzi, andiamo a minacciare la sua regina subito, il più velocemente possibile, con questa mossa. Siccome noi abbiamo questo, abbiamo che la regina praticamente la stiamo portando, ce la portiamo, tra virgolette, appresso. Quindi facciamo avanzare questo cavallo e vediamo come io già mi sto portando in vantaggio su di lui perché sto sviluppando in maniera attiva tre pezzi, mentre lui ha dovuto, dopo la sua prima mossa, abbiamo costretto la sua seconda mossa di muovere la regina e lo porteremo la sua regina sempre di più in campo aperto per poi riuscire a mangiarla. Quindi nel frattempo io mi libero l'alfiere da quest'altro lato e lo vado a mettere in fianchetto. Quindi, magari è la cosa che sta provando anche lui. Lui vuole provare un arrocco lungo che al momento è bloccato dal mio alfiere, perché finché il mio alfiere vede questa casella, lui non può arroccare, mentre io sono ancora possibilitato ad arroccare. Questa è una mossa che fa semplicemente perdere tempo. Non la commento troppo. E qui finalmente lui ha deciso di voler scacciare il mio alfiere. Ora, se io dovessi tornare indietro con il mio alfiere, lui avanzerebbe di 2 con il suo altro pedone, bloccandomi in un angolo e quindi facendomi perdere l'alfiere. Quindi io semplicemente cambio diagonale, me ne vado da quest'altro lato e lui ora muove il suo cavallo. Vediamo come io sto molto improntando la mia formazione in maniera difensiva, mentre lei, diciamo, è un po' tra il caotico e l'offensivo, tra virgolette. Diciamo che non sta cercando di trovare delle posizioni molto difendibili, ma sta cercando di portare attacchi dalla mia parte. Allora a questo punto io rispondo al suo attacco con un altro attacco. Lei decide di ignorare la mia proposta di scambio perché in realtà vede quest'altra minaccia. Se io dovessi mettere il cavallo in questa posizione, questa è chiamata una posizione per il cavallo velenosa, perché io mi andrei a trovare in una posizione in cui do scacco al re, in questo caso, e scacco anche alla regina. Quindi lei si accorge di questa minaccia e poteva rispondere mangiando il cavallo, ma decide semplicemente di lasciare a me l'iniziativa di mangiare il cavallo e spostare la sua torre. Quindi io gli do scacco, forzandolo lui a mangiare con il pedone e indebolendo quello che è chiamato il lato di re, perché ora, come vedete, questo lato è molto aperto, lui ha dei pedoni raddoppiati, mentre io qui sono molto forte, quindi io voglio spostare il mio attacco dal lato destro della scacchiera, ovvero dal lato di re, perché appunto io sono più forte lì, quindi mi conviene. E ora potrei iniziare a spostare qualche altro pezzo, quindi magari libero anche la mia regina, oppure potrei liberare i miei pezzi pesanti. Caotico, è una struttura no normalissima. Infatti era per dire che dopo, inizialmente sì, è una struttura normalissima. Semplicemente lui non sta attivamente cercando di trovare una posizione facilmente difendibile, questo stavo cercando di dire, puffo anonimo, perché semplicemente lui ha questa posizione, come vedi, non è per niente semplicissima, perché mettersi la torre in questo punto, bloccandola in maniera molto stabile, semplicemente per difendere due pedoni, è una posizione che magari non la vogliamo definire caotica, ma decisamente non è normale. Perché ci sono modi molto più semplici per difendere questi due pedoni e mettere la torre qui non è tra le più ottimali. Io voglio iniziare a spostare i miei pezzi pesanti, cosa che normalmente non dovrei fare in un'apertura di partita, ma diciamo che appunto siccome stiamo giocando con il bot e vogliamo velocizzare un po' la partita, possiamo permetterci di fare. Perché comunque vediamo che il mio alfiere camponero è completamente bloccato dalla sua struttura dei pedoni, mentre invece quello campo bianco l'abbiamo, tra virgolette, bloccato stesso noi in questa posizione di fianchetto, perché io non posso uscire da questo lato perché è minacciato dalla sua regina e non è protetto in questa casella. Quindi dobbiamo affidarci alla nostra torre, la nostra regina e il nostro cavallo. Quindi direi che faccio uscire anche la regina e blocco le azioni del suo alfiere campo bianco. Quindi vediamo, lui inizia a spostarsi dal lato quindi di re, cerca di riposizionarsi in questo caso, mettendo anche lui il suo alfiere nero in fianchetto, mentre protegge i suoi pedoni, cioè mentre si trova in una posizione che in realtà al momento non controlla molte, molte case perché è bloccata dai suoi pedoni.
Andiamo a vedere di... sì, andiamo a provare a rompere il centro. Siccome lui, appunto, abbiamo detto che c'ha questa struttura piramidale molto forte, andiamo a provare a rompere il centro. Lui a questo punto fa uscire la sua regina. In questo caso vediamo, la sua regina minaccia questo pedone, che però è protetto dal mio alfiere. Questa torre, che però è protetta dal mio re, dal mio alfiere. E ovviamente questo pedone è protetto anche dal mio cavallo. E questo pedone che è protetto dalla mia torre. Quindi al momento l'unica cosa è che ha un doppio attacco su questo pedone e io ho una doppia difesa. Quindi al momento non mi preoccuperei molto di quello che sta facendo la sua regina. Anche perché scacchi al momento non me ne può dare. Quindi per adesso scambio questi pezzi e vediamo che io gli avevo offerto questo pezzo e volevo che lo prendesse, ma è stato abbastanza intelligente da non prendere questo pezzo che, tra virgolette, poteva sembrare regalato. Allora io vado a muovere appunto il mio cavallo in una posizione abbastanza aggressiva, proteggendo adesso questo pezzo che fino adesso lui non ha preso, e vediamo che lui subito vuole scacciare il mio cavallo, che qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. Che tra l'altro proteggeva questa cosa, potrei tornare semplicemente indietro. Ed è la cosa che andrò a fare. Quindi sono andato a riposizionare il mio cavallo, semplicemente per dare un po' di ossigeno, diciamo, al mio alfiere Campobianco, che era abbastanza bloccato. Ora, vediamo come scacciare la sua regina da questa posizione. Diciamo che se io dovessi andare a fare questa posizione con questo pedone, l'andrei, tra virgolette, a scacciare, ma bloccherei in un angolo la mia torre. Quindi direi che preferisco mettere la mia torre in questa posizione, quindi magari lasciandogli questo pedone a lui, semplicemente per andare a chiudere la sua regina più in un angolo e non lasciarla al centro della scacchiera che mi può creare maggiori problemi. Magari andiamo anche a provare a offrire uno scambio di regine, vediamo se lui l'accetta o meno. Lui l'accetta e io vado anche a liberare questa torre. E posso pensare anche di andare a raddoppiare le mie torri per poi attaccare questo pedone, cosa che andrò a fare. E lui raddoppia anche la difesa spostando il re. Quindi ha subito tolto una mia minaccia in maniera abbastanza veloce. Andiamo a questo punto a provare a liberare questo cavallo che appunto ha le due uniche caselle in cui si può muovere sono bloccate. Siccome non abbiamo più la minaccia della regina, possiamo anche andare a aprire il nostro re. Buonasera Constant, sorry per il ritardo, recupererò la partita precedente. Grazie per il complimento, Puffo Anonimo, che dici che non sono portato per gli scacchi. Sto cercando appunto di non giocare in maniera ottimale e in maniera più velocemente possibile, semplicemente per cercare di istruire il più possibile, quindi magari faccio anche delle mosse che solitamente non farei per spiegare nuovi concetti, però può essere semplicemente il mio modo di vedere le cose, magari sto dando dei concetti errati, mi dispiace se non sto riuscendo a farti apprendere niente, proverò a migliorare, proverò a migliorare. Nel frattempo andrò a mangiare questo pezzo cercando sempre di provare a liberare il mio cavallo bianco. Il mio cavallo, questo qui. Allora, diciamo che posso provare anche a scambiare queste due torri. E lui adesso ha deciso di mangiare con la torre invece, con il re invece che mangiare con l'alfiere. Al momento, come vedete, Beth è in vantaggio di un singolo pezzo. E noi continuiamo allora a provare ad andare a dare un attacco e semplicemente cercare di liberare spazio ai miei pezzi. Perché anche se ha un vantaggio di pezzi, non è detto che il suo vantaggio le aiuti a vincere la partita, ma semplicemente andare ad affrontare. Andiamo a spostare anche questo alfiere e cerchiamo di attaccare. Vediamo, abbiamo guadagnato molto facilmente un pezzo e siccome adesso siamo in vantaggio di uno, possiamo anche a pensare di andare a scambiare altri pezzi. Certo, piano B ci vuole la sfida Costantino contro Puffo Anonimo e anche io sarei interessato a giocare contro Puffo Anonimo. Appunto, magari così posso anche far vedere che se non devo fare una lezione a persone che stanno appena approcciando al mondo degli scacchi, magari posso
possa riuscire a fare qualche lezione a qualcuno che nel mondo degli scacchi è centrato già da più tempo. Dicendo questo, sposto la mia torre in questa posizione in modo da poter fare un doppio attacco sia sull'alfiere che sul pedone. Lui decide di proteggere l'alfiere regalando a me questo fantastico pedone. Torna indietro, io adesso voglio andare a attaccare quest'altro pedone. Mangio anche questo pedone e lui nel frattempo si è liberato la torre. Vado a questo punto a spostare il mio alfiere che era minacciato. E provo a puntare a far avanzare i miei pedoni fino ad arrivare a promozione. Quindi posso anche decidere di voler scambiare le torri e lui decide di allontanarsi dalla mia torre e io faccio salire i miei pezzi. Mi sembra che stia illustrando scacchi per principianti, persone che non hanno mai giocato, per introduzione basilare, io mi sto trovando bene e ho appreso molto da lui personalmente. Grazie Gabe per i complimenti, non ti preoccupare, non... io sono contento, anzi, che Puffo mi stia muovendo questa, diciamo, critica costruttiva e quindi io cerco, anzi, di provare a migliorare in questo caso e quindi proverò a portare magari anche dei contenuti che possono essere utili per giocatori più avanzati, tanto come posso semplicemente far vedere, io avevo pensato in futuro anche di portare delle aperture. Ho lì un libro sul medio gioco e sui finali, magari sono concetti leggermente più avanzati, ma prima o poi arriveremo a quei punti, analizzeremo le difese insieme. Ecco, il mio aiutante mi sta portando appunto il libro sia sul medio gioco, sia appunto sui finali che ancora non ho aperto, ma che a breve quando andremo ad affrontarli, magari potrei portarli con voi. Nel frattempo continuiamo a questa partita. Siccome non sono riuscito in questo caso a liberare il mio cavallo, decido di riposizionare il mio cavallo e uscire da questo punto e andare in vantaggio. Quindi porto il mio cavallo qui e il mio cavallo è abbastanza più libero. La mia idea era di portare il cavallo in questa posizione per poter proteggere l'avanzata del mio pedone, che adesso è molto più libera. E lui decide allora di andare ad attaccare questa casella. Il momento, se ci troviamo in una situazione del genere, possiamo vedere che il modo migliore per far avanzare il mio pedone a promozione, quando è bloccato da l'ultima riga è bloccata da una torre avversaria, è quella di sacrificare la nostra torre mettendola vicino a una posizione minacciata dal mio pedone in modo da costringere il nostro avversario allo scambio. E quindi io lo faccio. Teoricamente lui avrebbe dovuto accettare lo scambio mangiando la sua torre, la mia torre con la sua e io sarei andato a promozione, cosa che posso fare lo stesso impiegando semplicemente una mossa in più. Ed ecco la mia torre. BetArmon non capisce cosa sta accadendo e andiamo a questo punto a portare a promozione anche il secondo pedone. Lui ora decide di andare a muovere i suoi pedoni in maniera aggressiva. Io faccio muovere a questo punto il suo alfiere, lo scambio addirittura perché lui decide che non vuole e io posso andare molto velocemente a chiudere la partita qui con un paio di mosse. Se lui dovesse avanzare, si chiuderebbe in un matto in uno. Decide di rimanere più libero ed ora con due regine la vittoria è molto facile. Sono andato a chiudere quindi qui il re. Se io dovessi andare a chiudere qui, il re ha ancora una casella in cui scappare e quindi non perderei per patta. E quindi vado qui e tutto matto. Lui prima decide di darmi scacco, quindi mangio. Lui ora va. Ok, matto. E abbiamo battuto anche BetArmon a 9 anni. Non ho nulla di personale contro di lui, anzi mi è anche simpatico. La mia era appunto sul modo di approcciare le partite. No, ma infatti io ho detto, sono contento che mi siano mosse delle critiche costruttive. Appunto, io sono convinto che la tua sia una critica costruttiva. Ho accettato la sfida non come senso di aggressività, ma perché io sono sempre pronto a voler sfidare altre persone. Cioè,
La partita, appunto, contro il bot è una cosa che io porto in streaming, non è una cosa certo che vado a fare durante la mia quotidianità, ma solitamente vado diciamo, a giocare contro altre persone. Quindi ben venga il poter sfidare altre persone, appunto, che magari vengono in live, in modo da poter portare dei contenuti sempre nuovi. Quindi io lo so che non era una tua, tu non volevi essere aggressivo, io non ho percepito il tuo attacco, ci tenevo solo a fare chiaro che ovviamente non sono abituato a giocare a scacchi e spiegare ogni mia singola mossa, perché questo mi fa perdere tempo e quindi mi deconcentro, e in più sto cercando di essere abbastanza come si chiama, esplicativo per tutti. Ok, quindi puffo anonimo anche successo.com. Io ti inizio a aggiungere, però direi che la live è durata anche a sufficienza, quindi per questa live magari interrompiamo qui. E se ti colleghi anche alla prossima live, magari appunto possiamo stare, parlare insieme e vedere appunto magari di fare una partita. Io per adesso mi pare che appunto connettiti, abbiamo detto puffo anonimo e dalla Svizzera, complimenti, e ti aggiungo come amico, spero che questo sia il tuo. Le live sono sempre previste il giovedì alle 20? Sì, orientativamente giovedì alle 20 c'è l'appuntamento con gli scacchi. E quindi sì, vedo che comunque appunto sei un rank 1835 che è superiore al mio, quindi ben venga per te che non ci sia molto che io ti possa insegnare, però magari qualcosa, qualche fun fact, qualcosa, qualche problema, magari possiamo riuscire a risolverlo insieme e posso insegnare qualcosa a tutti. Detto questo, io apprezzo tantissimo che questa live sia seguita da molte persone. Se vi sta piacendo il contenuto, appunto, mettere il follow, e continuare a seguirci, o anche solo semplicemente commentare, appunto, essere attivi è già utilissimo. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito e vi ricordo il prossimo appuntamento di domani, porteremo come format il confronto gestito da Jason e avremo come ospiti Francesco, Fra e Fantomas. Vi ricordiamo tutti i nostri canali social che potete vedere nei banner sottostanti, e quindi abbiamo quello di Instagram, quello di YouTube e quello di Discord, in cui potete venire a commentare, guardare, rivedere tutti i nostri contenuti, e spero vi siate divertiti quanto mi sto divertendo io nel portare questo format, e ci vediamo alla prossima. È stato un piacere, ciao!